La corona della regina madre, creata per l'incoronazione di re Giorgio VI nel 1937, contiene 2800 diamanti e fu donata alla regina Vittoria nel 1856 dal sultano di Turchia come gesto di gratitudine per il sostegno britannico durante la guerra di Crimea. Camilla è destinata a ricevere l'inestimabile corona del 1937 della regina madre quando Carlo diventa re, è stato riferito. La corona della regina madre. Creata per l'incoronazione di re Giorgio VI nel 1937, contiene 2800 diamanti e fu donata alla regina Vittoria nel 1856 dal sultano di Turchia come gesto di gratitudine per il sostegno britannico durante la guerra di Crimea. La corona presenta anche il famoso diamante Koh-i-Noor da 105 carati, originario dell'India, su una montatura in platino. Camilla riceverà la corona quando Carlo salirà al trono come parte del suo ruolo di regina. Consorte, qualcosa che è stato annunciato dalla regina durante il fine settimana, secondo quanto riportato dal Daily Mail, in risposta allo storico annuncio di Sua Maestà, Charles ha rilasciato la propria dichiarazione affermando la sua pura gratitudine a sua madre per il suo sostegno, aggiungendo, siamo profondamente consapevoli dell'onore rappresentato dal desiderio di mia madre, quest'anno ha anche reso omaggio al Giubileo di platino della regina, dicendo che la sua devozione al benessere di tutto il suo popolo ispira ancora maggiore ammirazione ogni anno che passa. Si pensa che la regina abbia effettivamente dato il suo permesso a Carlo di riferirsi a sua moglie come regina Camilla nei suoi voti di incoronazione molti anni fa. Secondo quanto riferito, ha cambiato i suoi voti di incoronazione per includere il titolo di sua moglie come parte di un aggiornamento ai piani per la cerimonia dell'abbazia di Westminster 5 anni fa, ha detto una fonte senior del palazzo. La fonte ha spiegato, questo è qualcosa che era nella mente del principe di Galles da tempo, ma i tempi dovevano essere quelli giusti. C'era un nervosismo, volevano farlo bene.